Punto 2, l'ODG, approvazione piano comunale di protezione civile. Premesso che con delibera numero 41 del 25 agosto 2011 la giunta comunale ha approvato il piano comunale di protezione civile predisposto dall'ufficio tecnico comunale, abbiamo l'ingegnere Calabrò, che lo stesso piano di protezione civile di cui alla legge numero 225 del 24/12/92 e sue modifiche e integrazioni articolo 15 e del decreto legislativo 112 del 31 marzo 98 sue modifiche ed integrazioni articolo 108 deve essere approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 141 dell'ordinamento amministrativo enti locali nella regione siciliana come pure previsto nell'articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000 testo unico degli enti locali che il piano comunale di protezione civile è stato predisposto dall'ingegnere Salvatore Calabro responsabile dell'area tecnica comunale a tale uopo nominato con determina sindacale numero 16 del 10 maggio 2011 e con la stessa determina sindacale sono state attribuiti le mansioni di responsabile unico del procedimento al geometra Manganaro Ignazio componente dell'ufficio tecnico comunale che con il piano di protezione civile l'impegno del comune non si limita all'intervento operativo di soccorso ma è rivolto anche alle attività di previsione e prevenzione dei rischi più probabili che al verificarsi di un evento calamitoso l'attività di soccorso richiede interventi tempestivi ed efficaci con l'attuazione di automatismi procedurali la cui complessità aumenta con la gravità dell'evento verificatosi che il sindaco o l'assessore delegato è la figura istituzionale principale della catena operativa della protezione civile comunale che lo stesso è l'autorità comunale di protezione civile e primo responsabile delle attività volte alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata al verificarsi di una situazione di emergenza che la stessa autorità comunale ha la responsabilità dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita visto il piano di protezione civile comunale che si compone di un'analisi territoriale relativa ad un inquadramento geotopografico, elementi del sistema antropico ambientale e cartografia di interesse, scenari di rischi, organizzazione delle risorse, procedure di emergenza, evacuazioni e informazione, formazione, esercitazioni, compresa anche la carta operativa. Constatato che si rende quindi necessario creare nell'ambito del comune una struttura di protezione civile tramite l'organizzazione e l'attivazione dei servizi comunali, la costituzione di una sala operativa, la definizione di procedure di intervento, la formazione degli operatori comunali del volontariato e l'informazione alla popolazione, che tutto è reso operativo attraverso il COC, il Centro Operativo Comunale, che le principali incombenze ascritte alle competenze e responsabilità del sindaco sono organizzare una struttura operativa comunale formata da dipendenti comunali, volontari per assicurare i primi interventi di protezione civile con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana, attivare anche attraverso il volontariato i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari ad affrontare l'emergenza, fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione a rischio ed attivare opportuni sistemi di allerta, provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altri rischi, specie se sono pervenute comunicazioni ufficiali di allerta, adottando le necessarie azioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Individuare siti sicuri da adibire al preventivo e o temporaneo ricovero per la popolazione esposta, attivando, se del caso, sgomberi preventivi. Rilevato che con il piano comunale di protezione civile, in base alla normativa statale e regionale vigente, l'amministrazione comunale definisce la struttura operativa in grado di fronteggiare le situazioni di emergenza, specificatamente per quei rischi che hanno la maggiore probabilità di verificarsi sul territorio, con modelli di intervento che possono essere utilizzati in tutti i casi di eventi prevedibili e non prevedibili. Che lo stesso piano ha come scopo principale il superamento dell'emergenza e di ritorno alle normali condizioni di vita, rappresentando il supporto operativo al quale il sindaco o l'assessore delegato si riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia. Il progetto di cui al presente piano di protezione civile è stato predisposto attraverso l'analisi dei seguenti fattori: conoscenza dei rischi e della vulnerabilità del territorio,
censimento delle risorse umane e strumentali di possibile utilità in caso di calamità, necessità di organizzare la gestione operativa dell'emergenza sino al suo superamento e la necessità di formare e istruire il personale coinvolto nella gestione dell'evento. Dato atto che il piano è uno strumento di lavoro realizzato e calato su una situazione verosimile, sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, da aggiornare ed integrare periodicamente, non solo con riferimento all'elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto in relazione alle nuove eventuali conoscenze delle condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni con degli scenari. Che ancora, quando si disponga di nuovi o ulteriori sistemi di monitoraggio e allerta delle popolazioni, la validità del piano risulta inficiata e quindi il piano di protezione civile va aggiornato a seguito di variazione degli assetti territoriali esistenti, con la individuazione di nuovi scenari di rischio, della disponibilità di nuovi studi, della necessità di adeguare le strutture operative alla evoluzione delle risorse umane e strumentali codisponibili. Che l'amministrazione valuterà periodicamente se sono intervenute modifiche di rilievo tali da suggerire un aggiornamento del piano comunale. Che il piano di protezione civile presentato è conforme al PRG, che sono state rispettate le direttive regionali in materia di protezione civile, viste le tavole e le relazioni che compongono il piano comunale di protezione civile, visto il parere favorevole espresso dal responsabile unico del procedimento, ritenuto il piano di protezione civile agli atti meritevoli di approvazione, propone di deliberare di approvare il piano comunale di protezione civile costituito dagli elaborati di cui alla legata elenco, di dare atto della giunta comunale e responsabile di area, sulla base delle rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle previsioni di piani, aggiornando i contratti di servizio per i servizi esternalizzati, richiedendo e raccogliendo con cadenza annuale presso tutti i soggetti interessati e facenti parte del piano le modifiche significative intercorse, valutando periodicamente e almeno ogni biennio se sono necessari aggiornamenti da adottare tramite i competenti uffici sulla base degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica ed in base alla raccolta dati di cui al punto precedente, provvedendo all'organizzazione di periodiche esercitazioni a livello comunale. Questa è la lettura della proposta, per cui se ci sono interventi ecco da fare, con ordine e naturalmente attenendoci, così come abbiamo detto la volta scorsa, a quello che è il regolamento di consiglio comunale. Prego, consigliere. Allora, intanto mi stupisce il fatto che ci si accorge solo adesso, che ad un anno di distanza dall'approvazione della giunta, che il piano di protezione civile lo deve approvare il consiglio comunale. Inoltre vorrei dire che si è in ritardo di, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo manifestato più volte in consiglio comunale, che il piano di protezione civile andava approvato molto prima e che nonostante l'alluvione siamo in grave ritardo, perché si parla di 4 anni praticamente, e considerando l'alluvione del 2007 addirittura di 5. Inoltre vorrei dire, è stato approvato l'anno scorso in giunta questo piano di protezione civile, ma da allora è stato semplicemente segnalato sul sito internet, ma non è stato fatto nulla nei confronti della cittadinanza per informarla, una brochure, sintetizzare questo piano di protezione civile, come comportarsi nel caso di un'alluvione o che sia. Inoltre, questo dovrebbe segnarlo più agli assessori giovani, perché comunque secondo me sono più sensibili alla problematica, che quest'anno, per la precisione il 22 di febbraio, mentre Messina faceva delle riunioni di protezione civile giorno 21 e 20 a causa dell'allerta meteo, il giorno 22, che qui già pioveva, al comune di Scaletta Zanclea non si sapeva nemmeno dell'allerta. Questa è di una gravità inaudita. Io spero che in qualche maniera, cioè quando finiamo, diciamo, quando finiremo l'anno prossimo quantomeno il nostro mandato, non lasciamo questo paese insicuro, perché attualmente, cioè, a parte di quella questione che è sottosviluppata sotto tutti i punti di vista, ma quantomeno sicuro lo possiamo lasciare un pochettino. Dico, possiamo portare il consiglio comunale una cosa che realmente si può attuare, oppure la lasciamo lì, come al solito, chi viene se la vede, chi non lo viene, dobbiamo muoverci, non possiamo rimanere così fermi. Quindi quello che è successo il 22 febbraio non si deve più ripetere.
Quindi quando c'è l'allerta meteo si deve riunire il COP, si deve fare comunque quello che è previsto dal piano di protezione civile. Ma così non è più possibile. Perché dopo quello che è successo il 1 ottobre 2009 non è più tollerabile una situazione del genere. E non entra in merito al piano di protezione civile, è l'attuazione del mandato. Quindi cerchiamo di darci da fare, c'è la disponibilità anche nostra, però più che dirlo non so, perché comunque noi siamo anche dei consiglieri, non abbiamo facoltà in un certo senso di darci. Siete voi assessori, lo dovete fare. Chiusa discussione. Ci sono altri interventi? Sentiamo il discorso. No, io gentilmente per possibile. Sì. Desideravo che il relatore di questo piano ci facesse presente in merito a questo piano come l'ha elaborato, con quale condizioni, cioè, ce lo può enunciare, illustrare, per capire un po' dove sono le aree di assembramento, eccetera. C'è la tavola che stabilisce tutta la viabilità del territorio, è la tavola. Nella delibera ci sono le carte. Li possiamo vedere? Ecco, consigliere, gli atti, no? Poi c'è tutta la rete, la tavola, poi c'è la fognatura, la tavola, poi ci sono tutti i modelli di ordinanze che il sindaco deve mettere in caso che ci sia un allertamento. Questo è sulla viabilità. Poi c'è l'elenco di tutti gli amministratori indipendenti comunali che devono essere allertati nel caso dell'elenco degli edifici tattici che accessibili, la SGM, tutti i posti dove bisogna fare il primo ammassamento, la prima riunione in caso di che sono la sicurezza. Abbiamo anche il campo sportivo. Il campo sportivo c'è però ancora oggi, è messo anche questo, volevo specificare questo prima di parlare, il campo sportivo è messo in piano protezione civile perché è un punto statistico, oggi non si può usare perché è un'area interdetta, ma uno ne viene nel progetto, deve considerare anche i lavori che bisogna eseguire dopo per poter diventare quell'area non più interdetta. Il campo sportivo è messo, ma non messo. È messo, E per arrivare al giorno diciamo, ci siamo anche quindi è valido, se io finisco di parlare, è valido solo quando i lavori per arrivare là, però oggi non è valido, ti racconto, è logico, ma bisogna mettere, ma è evidenziato, ma è progetto, certo che è. Poi c'è l'elenco degli istituti delle scuole, poi c'è l'archivio di tutti gli avvocati comunali che si devono in quello che bisogna usare in caso che c'è un Pulmino, l'elenco dei disabili portatori di handicap, poi c'è l'albo di tutti i fornitori del territorio comunale di alimentari, farmacie, tutte queste cose qua, l'archivio delle strutture di ricettività, l'archivio l'elenco delle associazioni di volontariato, che mi sembra molto semplice, ma bisogna metterlo nel caso di sé. Poi c'è l'elenco delle aree di emergenza appunto prima, di prima accoglienza, poi l'esercitazione che bisogna fare negli istituti nel caso in cui c'è la buio, poi c'è l'elenco di aree, norme di comportamento, come ho detto, norme di comportamento per il rischio industriale, rischio idrogeologico, rischio eccetera, piano di emergenza, piano spedito del rischio idrogeologico, questo è dato con tutta regata. Abbiamo visto soltanto un discorso di un eventuale problema idrogeologico, ma un discorso di protezione civile parla di incendi, parla di mareggiate. Ma sono contemplato. Io l'ho guardato lei negli allegati. No, lo guardo. E allora? Mi contempli, il sottoscritto, siccome non ha avuto la possibilità di potersi documentare, già mi dichiaro. Ma ci sono tutti. In ogni caso volevo dire, no, tanto per completezza diciamo di analisi rispetto all'intervento che ha fatto il consigliere Famigliani.
Dico, sul fatto che il piano viene portato oggi è con l'attenzione del Consiglio Comunale per l'approvazione, però dico, ci tengo a precisare che preventivamente all'adozione da parte della Giunta il piano era stato portato in Consiglio Comunale per la discussione. Voglio dire, il Consiglio Comunale per le osservazioni, eventualmente con una leva di dico, no, perché sennò pare che sul piano così è stato approvato, noi oggi lo diventa operativo al momento sì, però dico il Consiglio Comunale per tutti i suggerimenti e per tutte le eventuali osservazioni e anche perché la cittadinanza si potesse esprimere, abbiamo fatto una riunione di Consiglio Comunale qua dopo affinché ognuno ne potesse prendere qua. No, sul fatto della pubblicazione sulla pubblicazione, ecco, sulla pubblicazione su internet però no, trovato, certo. Pensavamo fosse sufficiente l'approvazione in giunta comunale. Invece, con nota di pettizia ci è stato fatto notare che era necessaria l'approvazione. Esatto. Però altri comuni hanno approvato anche solamente come giunta. Ma invece la legge che dice che bisogna approvare il consiglio, bisogna approvare il consiglio. L'articolo 42 del decreto legislativo parla di piani territoriali. Questo è un piano di protezione civile, che può essere configurato come un piano territoriale. Però non avevamo questa sicurezza. Sì, ma la contestazione, dico, io ho detto non entro in merito al piano di protezione civile perché comunque alla fine l'ho letto, bene o male l'ho visto. La questione è bisogna sintetizzare per darla alla cittadinanza, quello che questo cioè, che è fondamentale. Posso dire che più volte le norme di comportamento che sono le cose principali per la popolazione sono state fatte girare verso l'attività commerciale del paese, soprattutto. Ogni singolo cittadino deve sapere, ma gli spiegare. Prego, prego. Ci sono state più esercitazioni dalla riunione del 2009, no? C'è la protezione civile organizzata insieme al comune, dove presenti insieme anche il sito tecnico, delle esercitazioni in loco per quanto riguarda il funzionamento delle sirene, delle norme comportamentali, sono stati acquisti anche dei cartelloni, quindi non abbiamo lasciato in disparte per le protezioni civile, per quanto meno abbiamo fatto di coinvolgere anche la popolazione. Poi per quanto riguarda le lettere medio, noi quotidianamente riceviamo dalla protezione civile un bollettino medio che ci avvisa sulle situazioni meteorologiche del giorno successivo. Okay. Quindi noi siamo al corrente per al di là di queste bollettini che vengono pubblicati sul sito del comune di Scheda Zaglea ogni giorno quotidianamente e ci avvisano telefonicamente l'ingegnere Rizzo, il veterano Mustillo, quando ogni volta c'è una situazione di allarme, già il giorno prima noi abbiamo praticamente notizia e ci organizziamo per poter essere presenti in loco. Giorno 22 non è, non è stato assolutamente così. Cioè figuriamoci che cercavano la mail, non la trovavano, c'era il paradosso quel giorno, io ovviamente lo sto dicendo, non deve succedere. Chiusa discussione. Perché c'era l'allerta medio, cioè allora, giorno 22 c'erano le scuole chiuse già a Messina. Che quando sono arrivato qua dice lo sapete che c'era l'allerta medio? No. Ma con chi ha parlato? Ma giorno 22 ha assicurato la notizia in paese. Giorno 22 non lo sapevo. Ma non sapevano chi? Io me la devo avere libro, come la mia. Io non so con quale dipendente ha parlato, perché io giorno 22 ero presente, ecco qui. Giusto, e quindi in pratica non so di come fare i dipendenti. Vabbè, posso? Non cominciamo a girare. No, assolutamente. Ecco, che sia l'amministrazione o quantomeno sul piano di protezione civile si è impreparati sotto questo punto di vista è assolutamente vero. Stop, chiusa discussione. Che poi se vogliamo mascherare che il giorno 22 c'era l'allettamento da due giorni e non sapeva nessuno niente qua dentro e... No, io so che vi sembra strano, però è così. Io sto solo segnalando che è successo. Non deve succedere. Non c'è soltanto il cocco come la volta nuova. Quantomeno quelli del cocco devono sapere. C'è l'allertamento abbiamo preso operativo alla luce delle ultime direttive del comune. Infatti è stato allertato, noi abbiamo un figlio di protezione civile. Ma non c'era niente d'attivo. Domenico, il problema è quello. Non è che ci possiamo prendere in giro. Vuole intervenire con lei oppure per no, rispondo subito oppure rispondo dopo che lei intervenga? Dopo così risparmiamo. Cioè io dico questo, in questo momento cioè arriva un
una segnalazione. Cioè, evidentemente, a meno che fosse grave, come se dimenticassimo quello che è successo per negligenza, non so di chi, quello che è successo nel 2009. Dimentichiamo. Dico, in questo momento arriva una delega. Evidentemente il comune come fa? Le spiego subito quali sono le procedure che facciamo ogni volta che arrivano direttamente. La cosa più importante è essere presente al comune per poter cominciare a gestire tutte quelle che sono le attività. Tu sei a Messina, io sono a Catania, le altre a Palermo, come si fa? C'è una regola, ecco. No, no, ci sono diverse funzionalità. Arriva le sopra, ho fatto parte della relazione. Ho fatto anche io la ministra. Come ci comportiamo noi? Come vi comportate voi? Ci sono funzionari lenti, ci sono i responsabili, che ognuno con le proprie funzioni. Se in questo momento sono indisponibili, c'è un'altra persona. Ho i numeri di telefono delle altre persone, delegato alla funzione, avviso, e fanno parte del COP, comunque. Ma ci sono anche persone delegate della zona di protezione civile, ognuno con i propri compiti e con le proprie responsabilità. Avvisiamo che c'è questa situazione di allerta. La prima cosa è essere presenti, cercare il più possibile di essere sempre in territorio, quindi se non ci sono io, il delegato. E attivare la polizia municipale, l'ufficio tecnico per iniziare una vigilanza e controllo del territorio, per controllare quelle che sono le criticità, quindi fiumi, torrenti, le zone a rischio. Abbiamo altresì i numeri di funzionari di protezione civile del comune di Messina, della prefettura, del genio civile, tutti gli organi che possono intervenire nell'immediato. Se ci accorgiamo che c'è una situazione di rischio reale, si avvisano il genio civile, la protezione civile, tutti i delegati, in maniera tale da chiedere aiuto. Dicendo c'è questa criticità, c'è questa cosa, se possiamo risolverla noi con i nostri mezzi, interveniamo noi, altrimenti si chiede aiuto alla persona comunque delegata a fare. Sì, ma io ho fatto una domanda per cui, cioè la gente, la popolazione di Scaletta, i cittadini di Scaletta, come viene avvisata? Ci sono le noi diciamo che il 22 c'era un'allerta che era abbastanza pesante. Deve piovere, se magari piove in un certo numero di millimetri di pioggia, e poi ci sono cadono le case, se va su questo ragionamento, non è che assessore, dico non prendiamoci un giro, che Messina non è a Catania, c'è un giorno di allerta medio, ma assessore, parliamo così, ma lei sta rispondendo la critica consigliere Udo. Allora poi guardiamo il bollettino di quel giorno e ne discutiamo, no, perché sennò è inutile discutere con lei. Vabbè, allora poi le faccio vedere il bollettino del giorno 22, perché qua non è che si può discutere così. Nella stesura del piano di protezione delle province, prescindere da tutto l'assembramento a piazza De Gasperi, dico, non lo so come potrebbero arrivare a mare 22 persone. Dico, sarebbe più opportuno, era più opportuno che questa amministrazione pensasse a una propria, ed è quella che secondo me ogni comune, o quantomeno ogni tre comuni, ogni quattro comuni, avere una stazione personale, cioè in modo da avere, come dire, il momento Pozzo, in cui da averlo direttamente, perché se nel 2009 il comune di Scaletta era dotato di una stazione meteo, sicuramente questo non c'è, deve esserci una persona che la sorregge, ma c'è la stazione, c'è la stazione meteo qua a Scaletta. Voglio dire, nel 2009 è successo qualcosa di strano, dopo il 2009 non c'era. Se il comune ha una stazione di questa natura, secondo me è avvantaggiato, perché riesce ad averlo, non quello che, per esempio, parliamo di quella che è successo due giorni fa, quella che c'era anche a Messina, scuole chiuse, tutto chiuso, Messina non ha più una goccia di acqua, mentre era su Catania. Se ognuno di noi fosse più attento a queste situazioni, penso che molte cose, attenzione, e molti rischi si possono evitare. Questo è perché quando si fa un piano di protezione civile deve essere collegiale, c'è una conferenza dei servizi, invitati a discutere sia professionisti che sia anche gente che secondo me possono capire qualcosa più di qualche altro.
Invece voi, come al solito, fate le cose. Abbiamo discusso il Consiglio Comunale. Quando? Come quando? Ma c'era pure lei qua. Scusi, lei ha fatto pure le sue osservazioni. No, io sto dicendo che ci sono la possibilità oggi di avere, Abbiamo la stazione pluviometrica con una scaletta, quindi abbiamo noi con le calette ogni giorno sulla temperatura, quindi le dica il mercato. Vento. E in tempo reale arriva la pluvia. In tempo reale, quindi più di questo proprio a scaletta. Non facciamo riferimento a nessuno come stazione pluviometrica, ma proprio è scaletta. La terrazza del palazzo municipale. Allora, mettiamo un po' le pinne noi stessi, diciamo, non ce li facciamo dare più alla pensione civile. No, giusto che non sono ora visto che abbiamo un ordine così di interventi, prego, signor sindaco. No, allora, prego, io volevo fare alcune considerazioni. Innanzitutto sull'allerta meteo. Come diceva giustamente l'ingegnere Calabro, ai componenti dell'ufficio tecnico, al sindaco, arrivano dei messaggi quotidianamente su queste criticità, quindi praticamente loro, la stazione Soris della protezione civile regionale, ci avverte e ci indica la situazione, se è ordinaria, se c'è un preallarme, eccetera, o un allerta meteo. Per quanto riguarda la questione delle sirene, la questione come dire, della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, vorrei solo ricordare alcune cose. Innanzitutto che su disposizione del commissario, che è il presidente della regione, è stato nominato il soggetto attuatore, o meglio, mi correggo, sono stati assegnati al soggetto attuatore, che è Buzzanca, dei compiti, tra cui la stesura dei piani di protezione civile e dei piani di emergenza. E questo che vuol dire? Che praticamente ogni qualvolta c'è un'allerta meteo di una certa entità e il comune di Messina, deputato su disposizione del commissario, che è il presidente della regione, sia ad avvertirci e sia a mettere in funzione le cosiddette sirene. Quindi in quel caso, quando c'è stata l'allerta, allora ci fu proprio questo avviso da parte del soggetto attuatore che mise in atto, diciamo, la disposizione commissariale che prevede appunto che sia il soggetto attuatore, perché ancora ad oggi, fino al momento in cui non c'è adottato un piano comunale di protezione civile, vige il piano di emergenza che è stato approvato in conferenza dei servizi nel gennaio 2010 dal soggetto attuatore e dai comuni di Scaletta e di Dala, i tre comuni interessati all'alluvione del 2010. Per quanto riguarda il caso specifico dell'allerta meteo, volevo fare anche delle considerazioni personali nella qualità di sindaco, quindi nella qualità di autorità di protezione civile. Mi riferisco all'ultima allerta che c'è stata, cioè qualche giorno fa, quando praticamente siamo stati avvertiti dal soggetto attuatore e da tutti i componenti la protezione civile di Messina che sarebbe arrivato una tempesta, un ciclone, quello. Giustamente ci siamo tutti allarmati, fino alla sera eravamo in riunione, consigliere, assessore, si discuteva sul fatto di come comportarci. A parte le norme comportamentali, che già ci sono i cartelloni da un pezzo e tutti i cittadini sono tenuti a leggerli, a sapere, non è che per forza ci vuole l'avviso dell'amministrazione sul sito internet oppure noi dobbiamo passare con la macchina, dico, cerchiamo anche di evolverci e di leggere le carte che ci sono, perché nei cartelli che sono distribuiti, sono collocati all'inizio del paese e alla fine, c'è scritto chiaramente norme comportamentali quando c'è un'alluvione come ci dobbiamo comportare. E questo è. Stavo dicendo l'altra sera, quando c'è stato l'allerta meteo, ebbene il comune di Messina dice che sta per arrivare un'allerta, quindi state attenti. La prima cosa che mi hanno detto è: ci chiudete le scuole, ci siamo? Al che forse io, perché sono, posso definirlo un po' cervellotico per mia natura, io ho detto no, non ne voglio chiudere queste scuole questa volta. Cioè, perché? Perché ritengo che non sono sicuro di questa allerta. Secondo me, secondo anche gli esperti locali che ci sono, voglio dire, qua ne abbiamo parecchi nel nostro paese, è giusto. Oh, praticamente questa allerta era più nella zona del Catanese di Siracusa. E cosa è successo? Tant'è vero che io non ho chiuso la scuola media, devo fare un'ordinanza. Il comune di Messina le ha chiuse, il comune di Tara le ha chiuse, dico, alla fine ognuno prende le decisioni che vuole. Questo è anche questa è gravissima, quella della tua affermazione. Ma è, scusate, è una sensazione.
extrasensoriale, vabbè, andiamo con ordine. Io faccio Presidente, voglio fare un ragionamento e poi sul mio ragionamento possiamo fare il dibattito. Io voglio dire questo: se ad ogni avviso che arriva di altissimo rischio ci comportiamo, voglio dire, in maniera come secondo quello che dice la protezione civile, noi praticamente arriviamo al punto che ci dobbiamo andare via dal paese. Cosa voglio dire? Noi dobbiamo capire di affrontare il problema. Dico, siamo in un territorio in cui si stanno facendo dei lavori, si sta mettendo in sicurezza. Se alla prima avvisaglia di allerta medio noi praticamente, come dire, scappiamo, chiudiamo scuole, chiudiamo tutto, allora significa che questo problema, questa paura l'avremo sempre per questo tipo di rischio idrogeologico. Voglio precisare anche che quel giorno era sabato in cui si sarebbero dovute chiudere le scuole. A parte che l'asilo era chiuso, la scuola materna era chiusa, la scuola elementare era chiusa, dico l'unica era la scuola media che era aperta. Quindi io mi sono detto, se ci dovesse essere un problema, dico alla fine è un problema che si potrà, che inizierà, voglio dire, dal mezzogiorno in poi, quando praticamente le scuole abbondantemente lo sarebbero state quasi alla fine. Ora cosa voglio dire io? Che se noi ad ogni allerta abbiamo paura di questo maltempo, è finito il mondo. Questo voglio cercare di inculcare nella gente anche un po' di serenità, non per forza la paura, perché mi rendo conto che dopo quello che è successo c'è il panico. Però dobbiamo anche renderci conto che non è ogni qualvolta c'è un'allerta dobbiamo vivere nel terrore, perché e allora è finito il mondo. Io la vedo così personalmente, dico, può essere che sicuramente è stato un rischio, perché giustamente il Comune di Messina dice no, sì, allora chiedo scusa, no, ma in coscienza, allora io sistematicamente, siccome a me mi arrivano giornalmente i messaggi di criticità, io per regola no, devo chiudere tutti i giorni, no. Di una tempesta, no, tutti i giorni io dovrei chiudere le scuole, è così. E allora siccome dico dobbiamo vivere, allora se no ce ne andiamo dal paese e cambiamo paese. Quindi si tratta di scelte e valutazioni che uno fa, alla fine dico la responsabilità è mia, io me la prendo e non c'è dubbio. In questo caso io ho ritenuto di non chiudere l'unica scuola, che era la scuola media, perché le altre erano chiuse, perché penso che bisogna trasmettere anche un messaggio diverso, non la paura e il panico. Dico, questa è una scelta che ho fatto io. Scusi, io volevo dire questo. Volevo finire che la stazione medio è stata collocata dalla protezione civile, quindi noi sì, ma monitoriamo proprio dal comune, cioè non deve essere. Ad oggi noi non possiamo attivare niente, perché come vi ho spiegato è il soggetto attuatore che ha queste schede, perché si attiva attraverso delle schede tramite degli sms, queste sirene vengono attivate dal soggetto attuatore, quindi ad oggi noi non siamo padroni tra virgolette del nostro destino, nel senso, noi non questa è un'altra di quell'appunto che non è una, perché ancora il soggetto attuatore ha questo compito, quindi il giorno 22 non hanno mandato nulla qua. Quale 22? È arrivata l'allerta normale, ma quei giorni di, ripeto, quei giorni di riunione di quel Sicilia a Messina, una tempesta, ma non se ne parla. Io capisco che era periodo di non si è parlato, si è discusso dell'allerta, perché ogni volta arriva l'allerta medica, sì, sì, io mi sento con i sindaco, ma non è che ci passiamo per il giro, ma se andiamo in giro noi segnaliamo, andiamo con ordine gentilmente. Posso? Dico, io volevo dirti questo, tu hai rischiato, dico, non stai rischiando la tua pelle, cioè non hai una pistola con tre colpi e carichi con una pistola a tamburo. Qui ci sono delle persone che già hanno avuto quello che hanno avuto. Noi abbiamo avuto, ti riferisco questo, spero che avete portato. Ma questo lo sappiamo tutti. L'ultima interpellanza che ho presentato in ritardo con la preghiera di se la potete portare, eccetera. Dico, tu sei, come dire, sei responsabile di questo territorio. Questa è la ragione. Essere scippati dal sindaco di Messina, che non me ne frega niente o che non gli frega niente del mio territorio, io devo cercare il più possibile, perché liberare questo territorio sotto la sua, ma se vogliamo di Messina diventa il commissario, quindi la disposizione è del presidente. Io avrei fatto il più possibile perché io restasse responsabile del mio territorio in assoluto. Questa è una scelta che ha fatto il presidente della regione. Quello che tu hai fatto, cioè dico, vabbè, io non signore, il rischio io posso pure morire, il rischio, dico, vabbè, vieni a mare, ma ho la speranza che c'è qualche salvagente. Ma qui si tratta delle persone che evidentemente, se a Genova, non so, dico,
il sindaco di Gevano teneva in considerazione quello che aveva detto la protezione civile, sicuramente no, non morivano, non c'erano dei danni, ma quanto meno danni c'erano, non morivano gente. Scusa consigliere, io questo dico, non si può prendere una cosa personale, va, questo voglio far significare che sono fenomeni imprevedibili, che ancora non c'è la certezza matematica quando arriva un'allerta che si verificherà, e io ti racconto ancora bene. E allora secondo quello che dite voi, io dovrei ogni giorno chiudere uffici e scuole, perché come vi dico a me arrivano sistematicamente, quotidianamente, gli avvisi e di allerta o preallerta o allarme, e poi mi arriva praticamente la dizione precisa: attivare i piani di protezione civile. Nei piani di protezione civile, le procedure si prevedono anche la chiusura delle scuole e delle strutture. Quindi ad ogni messaggio, se io mi metto a fare un'ordinanza di chiusura delle scuole e delle strutture pubbliche, non si finisce manco l'anno scolastico, perché nel caso tutti i giorni. Sindaco, se si ricorda nel caso specifico di venerdì, comunque di venerdì ultimo scorso, c'era l'allarme per il discorso del sabato, l'allarme di protezione civile, fermo restando che il sindaco di Messina lo ha attivato perché naturalmente lui ha una competenza su un territorio e su una dislocazione della presenza scolastica molto ecocapillare. È anche vero, dico, che qui, per quanto riguardava Ecco Scaletta, l'allarme Comedio e la previsione, che poi non si è neppure verificata, di forti piogge, era per il pomeriggio. Quindi in ogni caso, era così, tanto è vero che in pratica, discutendo proprio col sindaco e con gli altri consiglieri, che venerdì sera erano presenti qua al comune, si pensava in ogni caso, ammesso e non concesso che ci doveva essere un problema di forti piogge, avrebbe riguardato un orario in cui già la popolazione scolastica, perché finiva l'orario scolastico, si ritrovava fuori dall'istituto. Però vedete, essendo appunto fenomeni imprevedibili, come facciamo a prevedere l'orario? Nel senso che parlavano del tardo pomeriggio, ammesso e non concesso, sarebbe stato nel tardo pomeriggio. Ma a Messina hanno una dislocazione del materiale degli edifici scolastici molto problematica. Ma forse lo vengono, non ci sono le nostre mani. Era una teoria. Va bene, su questo. Perché io chiamo subito immediatamente l'ufficio tecnico Ignazio, perché è presente fisicamente, che Calabro tante volte è a Barcellona, non può essere presente, e i vigili urbani sono stati allertati subito a me. Stiamo attenti che c'è l'allerta, quindi occhio ai torrenti, perché la prima cosa è quella. Quindi ecco, ora mi sono ricordato perfettamente. Pensavo che ti riferisse al 22 di novembre, no? 22 febbraio, quindi certo che arriva la messaggio. Se poi mercoledì assessore De Rizzi, basta assessore. Dico, lei c'è tre volte l'anno al comune e due anni provinciale, eravate tutti qua. Allora io ripeto, voi perfetti, allora c'era Ignazio gentilmente, ma lo sei tu, scusate, gentilmente vogliamo parlare, dobbiamo rispettare le posizioni. Che l'assessore anche 5 anni fa, nel 2007 c'è stata l'alluvione, non avete fatto né piano di protezione civile né protezione civile, e sapete anche del mio consigliere, guarda, si è consigliere Arigliani, guarda, se noi vogliamo rispettare
pacata e tranquilla, perché sennò la finiamo di parlare. Prego, chiudiamo così la discussione. Ma non contesta il loro lavoro, ma chi lo contesta? Chi l'ha mai contestato? Chi l'ha mai contestato? Sì, lo sapevo, sì, lo sapevo. Tutto lo sapevo. Probabilmente sarò arrivato prima al comune io, scusami, per questo. Allora, ci siamo, no? Ci siamo, basta, gentilmente. Voglio, ora magari... No, no, è il suo diritto farlo, no, è giusto per quello che ha detto. Prego, Geraci. Scusi, ti chiedo scusa, gentilmente, il telefonino lo deve spegnere. C'è una persona che sta parlando, quindi se lei ha l'esigenza di parlare al telefono, esce fuori e parla. No, ma il Presidente giustamente impone quello della correttezza e rispetto degli altri. Come era una cosa urgente? È una cosa urgente, va fuori e parla fuori. Ingegnere, la chiamo io. Ecco appunto. Prego, consigliere Geraci. Da quando è successo l'alluvione del 2007-2009, noi ci siamo trovati di fronte a dell'allerta meteo in modo continuo. Personalmente, su 10 allerta meteo, non mi fanno ridere. È una fossa. Perché? Perché a volte si devono anche saper leggere. Io mi ricordo una volta arrivo un'allerta meteo dove dice: attenzione, mareggiate lungo le coste siciliane. E che sono gli strumenti? Perché le mareggiate dove erano? Sulla Sardegna occidentale, che non c'entriamo niente, e sulla Sicilia settentrionale. Che fa? Ma scusa, sto dicendo questo. Quindi loro quando le alette medie devono dire: ok, attenzione, mareggiate sulla Sicilia, costa settentrionale, orientale, sud occidentale. Quindi per questo su 10 alette medie, no, mi fanno. Sì, ma che cosa deve dire? Che piovono 500 miliardi di litri di acqua? Cioè, ma con chi sto parlando? Cioè, ascolta, scusami, il 1 ottobre 2009 c'è stato la luce, non si può pensare più. Questa è una stupidaggine, scusa. Dall'altra parte era: attenzione, ascoltami, non mi senti, ma non è che attenzione, mareggiate lungo le coste della Sicilia, giusto? Che dici? Quindi lungo le coste della Sicilia, ma lì era Sardegna occidentale e Sicilia settentrionale. Ad esempio, cioè significa che tu l'alletta media non la devi prendere. Era l'alletta media non valida per noi. Era l'alletta media non valida per Scaletta. Quindi la Scaletta è orientale. Ma quindi se succede poi vedi che la non sto dicendo. E allora sto dicendo. L'alletta media che mi ha fatto piacere. Va bene. No, se non ci sono altri interventi per quanto riguarda questo discorso, ecco, del piano e con la protezione civile, la pronunciazione di ammassamento che è sì, prego. Che non credo che tuttora sia in condizione di cogliere qualcuno. Cioè quale? La gialla, area di ammassamento. Sì, sì, qual è quest'area? Il palazzetto sport e area polifunzionale di Ampurgano. Esatto, il palazzetto sport che in questo momento non è in condizione di accogliere, se non vado errato, ci dovrebbero essere sia, non so, se abitanti o anche... Non ha l'abitabilità, non ha... l'emergenza, in caso di emergenza... No, dico, ci siamo andati voi dentro, secondo me c'è ammassamento di materiale, è già ammassato il palazzetto, ecco, non ci va altro gente. Ci va 600 persone. Il palazzetto è lo sposato, come vedete in questo momento. Questo è considerato un male di ammassamento perché c'è ammassamento di materiale. Ecco, questo vuole sapere. Comunque sono materiali messi adiacenti. Non sono adiacenti. Una cosa è 100 mezzo. Dico che si debba liberare, questo è sicuro, però al momento ci sono stato con il consigliere Ranieri. C'è una situazione di emergenza, la gente ci va, questo voglio dire. Dico, però ci sono materiali ferrosi, dico, va bene, ci leviamo da un pericolo, andiamo dentro, devo rivalare, dico, qua sbomberato, noi auguriamoci che non ci sia questa cosa, ma non è questa la questione, dico, qua sbomberato, io voglio sentire, qua sbomberato, la settimana sarà sbomberato, questo è il mio sentimento. No, certo, lo faremo. La prossima settimana lo faremo con i tempi e con i modi giusti.
per evitare altre denunce da parte dell'opposizione. Per evitare altre denunce da parte dell'opposizione, siccome è addetta alle denunce, lo faremo una parte dell'opposizione. Siccome una parte dell'opposizione è addetta alle denunce, lo faremo nei tempi e nei modi. E no, io la faccio entrare subito, siccome una parte dell'opposizione è addetta alle denunce. Quindi la faremo nei tempi e nei modi giusti. Lei lo vuole la prossima settimana liberarlo? Io le dico, lo libereremo per evitare che una parte dell'opposizione denunci l'amministrazione come ha fatto in passato. In che senso? Non capisco. Nel senso che lei ha capito e tutta la cittadinanza ha capito. Glielo posso garantire. Cosa c'entra? L'area d'appartamento o l'area denuncia? C'entra. Perché è il palazzetto dello Stato. Evidentemente c'entra. Per quanto mi riguarda. Forse in passato. Sindaco. No, ma non capisco cosa c'entra. L'area d'appartamento. Sindaco, pensi a lavorare in piena legalità, anziché a fare tassi e denunce. Io faccio del mio meglio. No, va bene, ok. Va bene. Poi i cittadini giudicheranno. Ma i cittadini, se non piace la legalità, la votano, non c'è problema. Perfettissimo, penso che l'argomento sia stato... Se non avremo fatto bene, ci manderanno a casa, non c'è problema. Allora, se non ci sono altri interventi di persone che non sono state, che vogliono dire con la propria, che non hanno fatto il loro intervento sino adesso, se no passiamo ecco alla votazione. Prego, consigliere Raneri. Credo che questo piano di protezione civile l'hanno fatto anche i LADA. Non sbaglio, se lei il sindaco può dire qualcosa. C'è dal 2007. E mi sa che praticamente il campetto è un'area di ammestamento, quello è il campo lavorativo. Sì. Dico, lei che è presidente dell'Unione potrebbe, diciamo, dire qua l'assemblea comunale, dato che abbiamo in progetto fatto in un consiglio comunale un'opera che potrebbe anche servire per la popolazione di Scaletta, affinché se c'è bisogno se c'è un'allerta e di utilizzare questa area di ammassamento, perché si sta cercando di realizzare quell'opera, non so, dato che il presidente forse meglio di me potrebbe sì, possiamo farle entrare nell'argomento. Praticamente lei si riferisce alla via di fuga, alla realizzazione di una via di fuga che praticamente va dal territorio di Scaletta al territorio di Dala, ovvero sia un ponte che colleghi le due sponde del torrente. È una proposta che ha fatto il consigliere dell'Unione in questo caso, e quindi ora non appena... Ma qua c'era da 20 anni questa richiesta per avere questo passaggio. In ogni caso, dico, chiunque l'abbia fatta è un'opera, è una istanza utile, giusta e legittima, quindi ora l'Unione dei Comuni appena ultimerà diciamo, le procedure per quanto riguarda il personale, che giustamente il personale dell'Unione deve cominciare a lavorare. Sì, stiamo parlando di un'opera che potrebbe servire per dire davanti ad un'alluvione, di cui io divento un cretino, ora non sbarro, evidentemente su tutto quello che dite voi dovrei abbassare la testa. Cioè praticamente parliamo di una struttura che passa vicino a un torrente dove evidentemente dopo tutto quello che è successo voglio vedere come passano sta gente da qui all'altra sponda. Dico, questo si fa un progetto. Se c'è un terremoto non possono passare, dico, perché crolla i viadotti. Gentilmente il discorso è generale, quindi i telefonini qui o stanno spenti o se uno deve parlare va con maggioranza. È generale. No, non mi ascolti, lei sa che si alza e va fuori. Se lei deve parlare al telefonino, gentilmente si accomoda fuori.
Se gentilmente lo vuole è fatto bene, ma non per rispetto mio, per rispetto di tutti. È una condizione che rispetta tutti i presenti, non è un problema mio. È un problema che rispetto per tutti, non è un problema per me. Volevo soltanto dire che tra le cose che l'Unione dei Comuni sta pensando di fare, cioè realizzare un progetto, proporre un progetto, poi quando si farà questo progetto lo vediamo, dico se questo ponte sarà una campana, due campane, di legno, di ferro, dico, questo, intanto lo faremo il progetto, questo sì. Intanto lo proponiamo. Dico, ma secondo te, tu hai un ingegnere accanto e un geologo accanto, secondo te ti fa progettare un ponte perché passi dove lo metti questi pilastri, lasciamo perdere, sì, comunque il discorso è uno soltanto, intanto lo proponiamo, ma intanto è finire, mi permette, sì. Presidente, è finito. Le opere che fanno da tappo, ponte, dico alla fine. Pensare cose come vent'anni fa che io ho sbagliato. Oggi bisogna valutare quello che è successo, perché effettivamente è una cosa che deve restare impressa in tutte, le persone, nelle proprie menti, per quello che è successo. Ma dico, alla fine, non se noi progettazione così attentata. Ma dico, è un ufficio tecnico dei comuni, se lo propone, lo porta al Genio Civile, il Genio Civile poi mi dovrà dire va bene o non va bene, dico, alla fine è una cosa. Prego, Parmigiano. Visto che comunque stiamo parlando del piano di Prezza Cile. Mi chiedevo se con l'Unione, visto che il Presidente dell'Unione ne approfitto di questo, visto che a Itala c'è un buon gruppo di protezione civile che funziona, se effettivamente aggiungendo del personale noi consiglieri possiamo renderci disponibili, cercare di fare un gruppo insieme. Sì, penso che sia una cosa già che si è discussa. Abbiamo discusso una decina di volte, però ora stiamo arrivando alla conclusione, perché praticamente dobbiamo produrre degli atti, delle carte, quindi a breve, da quello che abbiamo visto nell'ultima riunione, si dovrà fare, per evitare problematiche burocratiche, una convenzione, l'Unione farà una convenzione con il gruppo comunale di protezione civile di Itala, e quindi con questa apposita convenzione si può lavorare assieme, perché la procedura di fare un gruppo intercomunale è piuttosto farraginosa, elaborata, e quindi non so se si può realizzare concretizzare. E quindi, tra l'altro, dico, io mi rendo personalmente, non dico per essere un santo, sì. Dico, mi rendo disponibile. Quindi l'Unione dei Comuni la vuole fare, questa cosa è una delle priorità, anzi giovedì penso, in questa settimana avremo una riunione per concretizzare e finalmente decidere su questo gruppo, chiamiamolo così, trasparente tale. Non ci vogliamo agganciare, ma penso che possiamo dire che nel prossimo consiglio dell'Unione è veramente un'attenzione per la discussione. Sì, perché effettivamente è difficoltoso crearne uno. Sì, già, no, farne uno sarebbe era stato già un casino allora, così non mi ricordo. Impegnava almeno qualche anno. Aspettiamo il consigliere Merola che ritorna, così poi eventualmente, intanto se c'è qualche altro che vuole parlare riguardo a questo punto. Comunque, come diceva il Presidente del Consiglio dell'Unione con Manganà, naturalmente questo gruppo e quello dell'Unione è aperto, nel senso che non è che si prende il gruppo e quello d'Italia e si cata tutto, nel senso che è aperto a tutte le forze nuove, queste, giovani, chiunque vuole affarte, ecco, può entrare a far parte di questo gruppo, che avrà una competenza territoriale più estesa a tutto il territorio, sia di Scaletta che di Italia. Quando magari ci sarà, diciamo, il tempo è penso che è già intenzione di pubblicizzarlo, di fare proprio una presentazione adeguata. Non so, dobbiamo sospendere un attimino, visto che è Gemeo, oppure aspettiamo un attimino. Sospendiamo 5 minuti. Sentiamo 5 minuti, così vediamo un attimo, appena rientra lui. Gentilmente, dico, passiamo al punto 2, alla votazione, approvazione piano comunale di protezione civile. No, siccome se parliamo con... passare alla votazione, volevo fare una dichiarazione mia. Io voterò... nell'ambito della votazione. Sì. Io voterò contrario. Prego. A questo piano, in quanto i siti che il tecnico evidenziava non sono ancora compatibili, e in più ritengo
che un piano, cioè un piano di protezione civile, non può essere attivato se il comune ancora è sfornito di un piano di valutazione dei rischi. Ci sono altre dichiarazioni da fare? Sì, noi, allora, noi votiamo a nome di, scusa, no, a nome di consiglieri Meola, Auditore e Cordaro. Perfetto. Votiamo a favore del piano di protezione civile. A nome di Meola, Cordaro e Auditore. Votiamo a favore a condizione che tu dire la condizione che vengono resi idonei i luoghi delle aree di ammassamento per ospitare. Ma questo è l'intento del. Ma che vuoi, attenzione, io so, le prescrizioni. Sì, il piano è questo, dico quello che non è che. Ma che ragionamento è? O si vota a favore o si vota dico, stiamo parlando. Allora, scusi Presidente, se in maniera forza così. No, ma è chiaro che no, no, ma qua il problema. Ma dico, qui si sta parlando del piano. Il piano è questo, il piano è questo, cioè non è che possiamo votare. Dico a condizione che condizione noi che possiamo venga votare questo piano o non votarlo, poi possiamo fare ecco tutto, vogliamo fare emendamenti, vogliamo fare quello che vuole. Dico qua stiamo parlando, quindi stiamo parlando del piano che poi che scusa consigliere, dico stiamo parlando del campo sportivo da oggi non è accessibile, avere un piano di prestrescine che lo India come aria, ma cioè, cioè, quindi dire da 2000 concorrenti quello che abbiamo trovato un piano di protezione civile quindi smuovere dico qui consigliere dico qui consigliere scusami dico qua stiamo parlando del piano che tutti quanti abbiamo auspicato, se ne parla da anni, al momento in cui lo stiamo portando in consiglio, poi sento dire che addirittura mi mettete dei paletti a condizione che dico una cosa sbagliata, questo piano va adottato a maggioranza totale secondo me, perché dico stiamo parlando del piano dopo quello che è successo in cui si individua tutto il rischio idrogeologico, sismico, dello tsunami, dico che stiamo qua a parlare alle prescrizioni, alla condizione che ma che, cioè, ma a ma che state dicendo dico, ma cercate di avere un minimo allora, di responsabilità un piano comunale per il suo civile ma lei ha sbagliato già impostazione allora scusate volete dal tempo un pochettino per ricordarvi prego volete una sospensione per assessore, dico, qua siamo nel Consiglio Comunale, non siamo in giunta, quindi parla il Presidente. Quindi... Sì, infatti sto dicendo io, siccome allora, scusate un attimino, siccome dico lei, scusi consigliere Leone, siccome lei ha detto questa espressione, io questa dichiarazione, lui ha fatto una dichiarazione di voto, lei ha fatto, siccome questa dichiarazione di voto rispetto ai termini dell'approvazione è un po' cozza, cioè non si può dire. Ora, o vi mettete ecco d'accordo per esprimere una posizione univoca, oppure dico che ne so, volete una sospensione per parlare un attimino? Allora il nostro era un ulteriore sollecito affinché i punti citati nel piano del protezione. Allora, riformulate questa dichiarazione. Allora sussiste ancora questa dichiarazione di voto? Cambia la condizione, no, la condizione non è una condizione. Con lo spirito, con l'impegno, con l'impegno. Cioè io vorrei capire un attimino perché per sapermi regolare pure, cioè con questo tipo di dichiarazione cosa state dicendo? Dichiarazione è questa. Dico, chi volete leggere quello che volete? O votate a favore, votate a favore. E allora, alla condizione che venga ripristinata la strada. No, condizione, lasciamo per anni. Non l'ha detto che non può. Con l'auspicio. Allora, gentilmente, con tutti gli auspici, le prese di posizione, tutto, se c'è...
mio, non è una dichiarazione di voto, è una tua opinione, la mettiamo a verbale. Ecco. Ma siccome lei ha detto voglio fare una dichiarazione di voto, e io ho detto va bene, vogliamo, a favore, allora formuliamolo in questo modo, perché sennò io non posso dire una cosa. Presidente, posso dire una cosa? Prego. Cioè, le aree a scaletta con i paesi più signori, a monte della statale 114, sono tutte a rischio idrogeologico, sono tutte a rischio. Il piano di protezione civile non toglie un solo rischio idrogeologico. Scusa, rischio di essere sotto un avviso di garanzia, vado a votare un punto di riunione dove a rischio di idrogeologico. Anche il municipio, sono la stazione che si porta a rischio idrogeologico. E lo so, però dico Santa Madonna, io lo so. Sì, però poi gli prego, assessore. Scusate un attimino, l'ultimo intervento e poi votiamo perché possiamo andare. Scusate un attimino, prego. Per esempio, se si prevede uno sciame sismico, si prende la popolazione in scaletta, si porta al campo sportivo, si fa un accampamento al campo sportivo, si va a piedi, non c'è da niente, i limiti portano quelle volte. Sì, ma se c'è un adesso c'è un terremoto, tu al campo sportivo non c'è perché ci sono i viadotti abbassati, di conseguenza non è. Non hai detto, scusa, che in un terremoto cadono i viadotti, eh? Scusi, no, ma lei ne capisce il presidente. No, ma scusa, ma... Cosa. No, non è detto che vabbè, non è detto che in un tal modo vado via dopo. Ma dipende da è già assurdo. Consiglieri, dipende dall'intensità del terremoto, perché c'è la scala, dipende dall'intensità. Se è decimo grado cade tutto cose, ma se è terzo grado non cade niente. Ci abbiamo parlato di terremoto. È il terremoto, è grado, l'abbiamo detto, no, ci può essere lei. Tu subito sei andata alla tragedia totale della notte. Sì, prego. Nella proposta di interpretazione no. Sì, prego, prego. No, no, prego. Ci sono tutti i pareri favorevoli. Sì. Io per me anche la sua favorevole. No. Ci sono i pareri favorevoli espressi, allegati. Perfettissimo, allora chi è per alzare la mano? Sì, Presidente, volevo sapere, io non ho capito il consigliere Garrigo, cos'è questa valutazione del rischio? Questo non volevo capire, in modo che lei ha quello che ha detto, contro... quello che ha di cui si è espresso il suo assessore. Io l'ho capito, cioè, deve avere i pareri. Dobbiamo collegare. Che deve avere tutti i pareri. Tu non hai un parere geologico. Stava parlando di un'altra cosa. Quello che diceva il consigliere Garrigo, quali sono questi? Io non ho capito. Che manca la valutazione del rischio, è un piano completo di tutti i rischi. E qual è questo rischio? No, lo spiego, scusa, qua siamo in consiglio comunale. Io quello voglio dire. C'è il rischio. Allora, faccio un esempio, chiedo scusa, le aree di ammassamento, cosa individuate? Perché sono a distanza di 10 metri dal rischio tsunami, dal mare. Quindi allora quando abbiamo predisposto questo piano comunale di protezione civile è stato detto dobbiamo individuare delle aree di ammassamento, però dato che noi siamo a ridosso delle coste, del mare, dobbiamo individuarle almeno distante, anzi sopraelevate di 10 metri. Quindi questo, voglio dire, è stato fatto un lavoro capillare anche sul rischio per esempio dello tsunami contemporaneamente a quello idrogeologico. Non ho capito a lei a cosa si riferisce questa valutazione del rischio. La valutazione. Se me lo spiega, ce lo spiega. Lo spiego. Al momento in cui questa area di ammassamento è disposta per non avere danno le persone che vengono fatte confluire sul posto, dico valutate lei. Valutate. Cioè è collaudata l'area. Se io mi sposto. Il collaudo di recepire persone dentro l'area, punto interrogativo. Non dire, area di ammassamento stiamo parlando anche come no, allora c'è l'area di ammassamento e l'area di attesa. L'area di ammassamento per esempio sono quelle all'interno dove la gente comunque c'è. L'area di attesa dove sostano momentaneamente, tipo piazza stazione, tipo municipio, eccetera. Volevo capire la distinzione. Cioè, di che stiamo parlando? Aree di ammassamento quindi che non sono. Area di ricovero. Di ammassamento, che non sono che cosa? Non sono idonee a poter ricevere questo numero. E perché non sono idonee? Le scuole non sono idonee, il municipio non sono idonee. Dico, abbiamo previsto tutte le strutture pubbliche. Sì, ma avete messo pure delle strutture che in questo momento non hanno.
Il problema è uno soltanto, benissimo, hai fatto la tua dichiarazione, per cui a un certo punto io ci tengo comunque soltanto ad una precisazione, questo piano qui già di per sé dagli organi a cui era destinato è stato anche commissionato, il prefetto lo ha detto che per completezza era anche più opportuno che l'approvasse il consiglio comunale, ma non perché si esprimesse dal punto di vista tecnico dei pareri, che già a monte ci sono tutti ed è completo come piano. Noi dobbiamo soltanto esprimerci sull'adozione, nel senso che dice, secondo noi ci piace, è idoneo alla nostra popolazione o meno, ma sulle caratteristiche tecniche dei siti già c'è stato chi all'esterno dell'amministrazione comunale lo ha valutato. Tant'è vero che il prefetto non si è espresso nel senso tecnico del piano, ma soltanto con una procedura di adozione, cioè dire, non basta che ci sia soltanto la giunta che l'abbia adottato, ma è anche opportuno e giusto che lo adotti anche il consiglio comunale, e noi l'abbiamo portato qui per l'adozione. Poi sul discorso dei pareri tecnici, lei giustamente ha voluto fare la sua dichiarazione di voto, l'abbiamo messa agli atti, l'abbiamo acquisita, però dico, dal punto di vista, mi corre l'obbligo qui di dire che noi non eravamo chiamati dal punto di vista tecnico perché non abbiamo le competenze, però la prefettura che lo ha già visionato non lo ha rimandato indietro al comune dicendo questo piano dal punto di vista tecnico è inadeguato perché quella zona o perché quell'altra zona, ha detto soltanto il piano oltre che dalla giunta deve essere adottato dal consiglio comunale, e noi siamo qui per esprimere. Dopodiché passiamo alla votazione. Il consiglio comunale, come dice lei, perché lei quando parla è come se noi fossimo delle persone che non ascoltiamo. Grazie, questa è una sua affermazione, le guarderei bene da qui. Che non ci siano i motivi tecnici da parte nostra, noi ci vediamo qui e approviamo un piano di protezione civile senza capire niente. Cioè, l'ha detto questo, lo sta dicendo lei. Dobbiamo entrare, nemmeno non dobbiamo entrare, tecnici non lo siamo. E che devo votare, scusi? Ma scusi, fino adesso dico, lei ha avuto la possibilità di esprimere. E si legga la legge. E va bene. Dice la legge perfettamente. Come abbiamo già discusso abbastanza, passiamo alla votazione. A parte in pratica le dichiarazioni di voto che sono state espresse, chi è favorevole per alzare di mano? Mi dispiace, io voto contro perché lei è arrogante. Va bene, allora il piano di protezione civile, l'assessore Autodore vota contro il piano di protezione civile perché ritiene che il presidente del Consiglio sia dichiarazione su dichiarazione del presidente. Lo scriviamo, il consigliere e l'auditore, gentilmente lo mette a verbale a futura memoria. Allora, il consigliere auditore, nonostante una precedente espressione di voto, non so se del suo capogruppo di Avigliani, che si era espresso a nome di tutti, sì, però per le condizioni, gentilmente, guardi, quello che devo dire io lo lasci dire a me. Allora, il consigliere auditore, attenzione, il consigliere auditore, non è che lei può fare il parlamentare, scusi, lei è il presidente del consiglio. Sto dicendo io, io non ho nessuna intenzione di mettergli nessuna parola in bocca a lei, il consigliere auditore, il presidente del consiglio chiede che venga messa a verbale quanto dice. A futura memoria di ciò che succederà e di che tutti possono accadere prontezza di quello che è scritto, il consigliere auditore ritiene di votare contro. All'importante strumento del piano di protezione civile del comune di Scaletta Zanclea perché ritiene il presidente del consiglio arrogante. Mettiamola agli atti, che resti agli atti. Dico quello che devo dire, quello che devo dire. Io può dire quello che vuole. Dico io, non quello che dice lei. Io dico soltanto quello che lei dice, non mi interessa dire altro. Dopodiché passiamo ai voti. Appunto, è stato approvato, quindi l'argomento è chiuso, passiamo a mettere a verbale, presidente. Mi deve dare tempo di mettere a verbale. Deve mettere a verbale, non l'ha fatto la sua dichiarazione già, ha detto che vota contro, perché il presidente del consiglio è arrogante. È arrogante, questo l'ha detto lei. No, io lei ho detto. È arrogante per aver esposto al consiglio comunale. Il consigliere o il ritorno? Lascio stare, ognuno risponde delle proprie azioni. Per aver detto che ha portato in consiglio il piano di protezione civile solo ed esclusivamente
così detto dal prefetto, così rimandato indietro dal prefetto, solo per la mozione di voto. Il consigliere Odori specifica che il presidente è arrogante per aver detto che ha portato al consiglio comunale il piano di protezione civile per la mozione di voto. Non è così? Non è così. Lo legga da capo. Il consigliere Auditore specifica che il presidente è arrogante. Sta specificando. No, il auditore vota contrario per l'arroganza del presidente nell'esprimere il pensiero. Questo aspetto, sì, abbia pazienza. Il consigliere Auditore specifica che vota contro. Vota contro. Vota contro. È l'espressione arrogante del presidente. L'espressione, aspetti. Arrogante. Del presidente, sì. Dicendo che bisognava soltanto votarlo perché così gli era stato detto dalla prefettura. Bisognava approvarlo, dicendo che bisognava approvarlo perché così, così gli era stato detto dalla prefettura. Stato detto dalla prefettura che doveva solo portare in consiglio per il voto. No, naturalmente questa è una sua opinione, non è quello che ho detto io. Come non l'ha detto lei? E non si può, non si può. Gentilmente, abbiamo parlato. Va bene così, Poi a futura memoria ognuno ecco parlerà del suo. L'importante allora rettifichiamo la votazione perché c'è un voto in contrario. Quindi sono ecco su 9 su 11 votanti, 2 contrari. Su 12 votanti, 10 favorevoli, 2 contrari. 10 voti a favore. E 2 contrari. Perfetto. Presidente, dottoressa, mi scusi, il Consiglio ha votato il piano? Sì. L'ho approvato? L'ho approvato. L'ho approvato, sì. Non c'è nessun altro che lo approva. E quindi il Consiglio non adotta il piano di protezione civile? Non lo vorrei... approva, l'ho approvato. Questo è il piano di protezione civile del Comune. Nessun altro si deve esprimere. Nessuno deve approvarlo. Adottarlo. Non c'è un'adozione, un'approvazione. Viene approvato qua Il Consiglio, essendo un piano. Non c'è la distinzione di adozione perché c'è un organo superiore che lo deve approvare. È vostro il piano. Nessuno ci metterà il becco. Scusate l'espressione poco felice. Perfettissimo, andiamo avanti. Andiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Nel caso del PRG invece adozione che c'è il CRU che lo deve fare. No, nessuno, ma è il vostro piano che voi in questo momento potete fare questo e si può migliorare giorno dopo giorno. Mi può leggere la mia dichiarazione? Mi può leggere la mia dichiarazione? Posso? Sì. Il consigliere D'Arrigo, dichiaro il voto contrario perché i siti che il tecnico evidenziava non sono compatibili. Il piano di protezione civile non può essere attivato se il comune non è provvisto di un piano dei rischi.